Visio Selfie. Ciao amico visionario, amico che come me ami il cinema e le serie TV, questo è un nuovo Visio Selfie, ovvero un breve video con la recensione di una serie TV che ho visto di recente. Oggi ti voglio parlare di Shogun, disponibile su Disney Plus. Ma prima di andare avanti, mi raccomando, iscriviti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto, o seguimi sui social, che è molto importante, e lasciami un like come segno del tuo passaggio, della tua presenza e anche, perché no, del tuo gradimento. Ma torniamo a bomba e parliamo di Shogun, disponibile su Disney Plus. Si tratta di una serie di genere storico, d'azione, d'avventura, drammatico, e in realtà è tratta da un romanzo del 1975 scritto da James Clavell, romanzo che ha già avuto una trasposizione televisiva negli anni 80. Non so se sei anche tu un figlio degli anni 80, magari come me hai delle reminiscenze di uno sceneggiato con Richard Chamberlain, Uccelli di Rovo, in questo caso nei panni del marinaio britannico, e di Toshiro Mifune nei panni di Toranaga. Ecco, benissimo. Io ho avuto un vago ricordo, ma questa trasposizione diciamo ha tutto un altro smalto, e devo dire mi ha affascinato subito. Non ti far intimidire dai sottotitoli, perché le parti dove gli scambi di battute sono in inglese sono tradotte, c'è il doppiaggio in italiano, ma dove gli scambi sono in giapponese, quindi tra i residenti, gli autoctoni, sono lasciati in giapponese. Infatti ci sono attori giapponesi ad interpretare i personaggi locali, e sono lasciati in giapponese, dicevo, con i sottotitoli, ma in realtà è semplicissimo, è molto facile da seguire, e devo dire subito che l'azione mi ha subito tirato dentro, e però insomma si può apprezzare anche la grande maestria della messa in scena, una messa in scena affascinante. La fotografia, i costumi, la ricostruzione, la recitazione, anche devo dire una serie molto ben recitata, ed è affascinante subito fin dalle prime battute, perché devo dire che la sigla di testa è una delle più affascinanti dopo Trono di Spade che mi è capitato di vedere. Proprio la costruzione grafica, la musica, il pathos crescente, l'atmosfera, si respira epicità da tutti i pori, devo dire la verità, e ti tiene veramente attaccata. Io l'ultimo, quando è uscito, io ormai ho già visto il finale di stagione, e quando è uscito il finale di stagione dovevo fare i bagagli perché ero in partenza, e ho ritardato fino a tardi perché non potevo partire senza aver visto l'ultima puntata di Shogun. A questo livello sono arrivata, quindi vedi tu, ecco. E devo dire che la ricostruzione storica sembra molto molto accurata, ed è veramente una gioia per gli occhi, davvero una serie molto ben fatta, molto ben costruita nei dialoghi e nei non dialoghi. È talmente ben costruita che io, che non avevo letto il romanzo e non ricordavo la serie degli anni 80, alla fine, nel dialogo finale tra diciamo il protagonista, il signore della guerra, Toranaga, e un suo feudatario, non voglio spoilerare troppo, però insomma si capisce che lui è realmente il genio della guerra che viene descritto dalla sua tenera età, e che è veramente un abile stratega, e che ciò che aveva negato di volere in realtà era ciò che veramente voleva. Ma non voglio dire di più, non voglio parlare troppo per non rovinarti il piacere di gustarti questa serie, che mi ha fatto anche scoprire molti dei suoi interpreti. Cosmo Jervis è l'interprete, diciamo così, principale occidentale, il marinaio inglese che naufraga sulle coste del Giappone con l'intento di mettere i bastoni tra le ruote ai portoghesi, che all'epoca erano gli unici a conoscere la zona e ad avere dei rapporti commerciali. Ma non ti voglio svelare troppo, perché devi gustartelo veramente nella sua integrità. Quindi Shogun, disponibile su Disney Plus. Mi raccomando, lasciami un like se ti è piaciuto
questo mini selfie, questa recensione, se ti è piaciuto il consiglio più che altro, questi sono più che recensioni, sono consigli, cosa vedere, cosa scegliere, cosa nel mare magnum dell'offerta che ormai è veramente enorme, ecco. Quindi lasciami un like, iscriviti al canale YouTube se ancora non l'hai fatto, seguimi sui social e a questo punto buona visione, buone serie TV e buon cinema a tutti. Ciao ciao!